Siamo al Circolo Nautico di Salerno con Anna Zarlenga, che sta per presentare il suo libro, il suo ultimo nato, Il problema sei tu, Newton Compton Edizioni. Vittoria, la protagonista, parlaci un po' di questa giovane che torna un po' sul passato, ripercorre un po' le tappe della sua esistenza per caso. Sì, allora Vittoria è una ragazza che ha le idee molto chiare sulla sua vita, sa cosa vuole fare, sa che vuole un lieto fine a tutti i costi e crede di averlo trovato. Però per un caso deve ritornare in un luogo del cuore che è Positano e lì ritrova i ricordi, gli amici e anche un amore mai corrisposto, che probabilmente potrebbe essere la sua seconda occasione per essere veramente felice. Secondo te il passato ci abbandona mai? Perché c'è qualcuno che dice che bisogna a un certo punto tagliare questo cordone con ciò che siamo stati o le situazioni che abbiamo vissuto, però mi sembra che Vittoria poi alla fine non ci riesca completamente, il passato torna. Beh, il passato torna sempre. Per Vittoria era qualcosa di irrisolto e quindi se ci sono cose irrisolte nel passato, prima o poi ci dobbiamo fare i conti. E poi non è vero che il passato bisogna lasciarselo alle spalle, perché comunque il passato fa parte di noi. Se siamo quello che siamo oggi è perché in passato sono successe delle cose e non vanno, diciamo, rinnegate, ma vanno integrate all'interno del nostro percorso di vita. Ti dicevo prima che il titolo del tuo libro mi aveva molto incuriosito, Il problema sei tu, perché è un titolo particolare. Come nasce la scelta di questo titolo? Allora, la scelta del titolo nasce un po' per caso, perché il problema sei tu può essere declinato in tanti modi, proprio perché il problema chi può essere? La controparte di Vittoria, la sua nemesi, oppure può essere lei stessa, perché comunque, diciamo, voglio dire, a un certo punto lei si boicotta, si è boicottata per tanti anni, ha sempre soffocato quello che è la sua vera natura. Può essere il problema tutto quello che le sta attorno, cioè ci sono veramente tante interpretazioni. È un titolo abbastanza poliedrico che mi sembrava rispecchiasse pienamente lo spirito del romanzo. Sei un'autrice prolifica e racconti molte vite, molte storie dove ci sono molte donne. Che cosa pensi delle donne tu in generale, in questo periodo storico in particolar Beh, la donna ha una forza che spesso si sottovaluta ed è una forza che non va espressa necessariamente attraverso situazioni plateali, è anche la forza a volte di guardarsi in se stessa, è anche la forza di autoanalizzarsi. Io racconto delle donne perché voglio che le persone siano dalla parte delle donne, ma dal punto di vista, diciamo, come dire, a 360 gradi, perché comunque quando parlo d'amore parlo di sentimenti, sentimenti che comunque ovviamente ci accomunano tutti, indipendentemente dal genere. E quello che è il mio desiderio è proprio questo, cioè far capire che anche in racconti che sono notoriamente considerati femminili, in realtà ci sono messaggi che possono essere universali e non necessariamente letti solo da donne o solo da uomini. Nella tua esperienza di scrittrice così letta, perché è un notevole successo, un grande successo tra le lettrici, gli uomini ci sono? Certo, E certo. che risposta, che rimando hai avuto da loro? Beh, allora, gli uomini che si sono approcciati alla lettura dei miei libri mi hanno sempre contattato dicendomi che si sono divertiti perché poi fondamentalmente nella mia scrittura non si parla solo della meccanica amorosa, ma anche comunque c'è uno spazio per la commedia, perché poi vabbè, siamo di Napoli, siamo della Campania, la commedia ce l'abbiamo nel sangue, diciamo, no? Quindi io almeno cerco di rappresentare anche i lati ironici della vita. E molti colleghi di lavoro, personaggi, persone che comunque magari ho incontrato, si stupiscono, dicono io non me l'aspettavo perché magari è una storia d'amore, pensavo fosse per donna, ma io mi sono divertito, l'ho letto con piacere. Io ho molti, cioè, lettori uomini che sono diventati proprio affezionati, quindi voglio dire.
Volevo farti un'altra domanda. Tu sei una docente, sì, e sei arrivata un po' per caso alla scrittura e poi ci hai preso gusto. Sì. Cos'è per te la scrittura? Cos'è per me la scrittura? La scrittura fa parte di me, prima di tutto, cioè voglio dire, perché io credo di aver cominciato a inventare storie ancora prima di capire bene cosa succedesse, probabilmente anche sui banchi delle elementari. Io inventavo storie quando non avevo niente da fare o mi annoiavo, inventavo storie. E diciamo semplicemente la scrittura per me è veramente una parte della mia vita, cioè, ma una parte naturale, cioè io non la vivo come un'imposizione o come un obiettivo o come un secondo lavoro. Per me è un momento veramente di ripiegamento su me stessa e di analisi anche di tutto quello che, di tutte le mie emozioni, diciamo inevitabilmente. Cosa ti ispira? Perché a me ha sempre colpito interfacciarmi con autori che producono con una certa costanza, non voglio dire velocità, perché vuol dire che hanno molto da raccontare. Dove la tua ispirazione, da dove nasce? La mia ispirazione nasce dalle cose di tutti i giorni. Io non racconto storie di cavalieri scintillanti, di principesse che vanno salvate o che cosa, ma racconto storie di persone comuni. Quindi, diciamo, l'ispirazione può nascere anche da un particolare, cioè a me basta una scintilla per far mettere in moto la macchina dell'immaginazione. È una cosa che adoro, soprattutto quel momento, il momento in cui si accende quella scintilla e dico, qua ci devo scrivere qualcosa. Ultima domanda, ti lascio libera di dire ciò che vuoi su questo libro, Il problema sei tu. Il problema sei tu è un viaggio all'interno dei ricordi, è un viaggio all'interno delle seconde possibilità ed è il simbolo di tutto quello che c'è di bello nella nostra giovinezza e che possiamo sempre recuperare in qualsiasi momento della nostra vita. Grazie, sei stata gentilissima.